Grazie di essere con noi a Salotto Blu e molte grazie di essere venuto a trovarci. La dottoressa Monica Fantini, attualmente direttore di Lega Coop di Forlì e Cesena, vicepresidente della Fondazione della Cassa dei Risparmi, poi chissà, futuro. Di fronte a una signora così giovane, così brava e così ben voluta, chissà quale sarà il futuro, però noi intanto la ringraziamo di essere qui, Grazie dottoressa. a Per voi, grazie a voi. parlare di tante cose, la fondazione, la Lega Coop, l'economia, l'economia solidale, ma anche per parlare di questa settimana del buon vivere, che è un'iniziativa vostra di Lega Coop di Forlì Cesena, che è una cosa bellissima, e che parte quando, dottoressa? Parte lunedì 30 settembre, durerà tutta una settimana, quindi si concluderà la domenica 6 ottobre. Senta, io le proporrei questo. Siccome l'efficientissimo responsabile della comunicazione del vostro gruppo, Emilio Gelosi, Emilio, mitico Emilio. ci ha fatto avere qualche foto, mi sembra dell'anno scorso, tanto facciamo capire al pubblico cosa Sì, parliamo, poi approfondiamo. Vediamo un volentieri. po' se Vediamo che abbiamo qualche. Emilio che foto ci ha portato, perché una sorpresa anche per Vediamo un po'. Poi lui quando gli ho parlato era già sveglio, sai, erano le Sì. 11 di mattina, era già sveglio, quindi stranamente. Ah, ecco, questo, vabbè, questo veramente apre la nostra settimana, quindi mi dà anche spunto per parlarne, perché la signora che è con me è Carrie Kennedy ed è la figlia di Robert Kennedy, colui che nel 68 pronunciò la frase che il PIL misura tutto tranne che ciò che rende la vita degna di essere vissuta, quindi il benessere, la sostenibilità, la Sì, coesione. mi chiedo scusa, lo dico per i ragazzini attualmente, è leggendario Bob Kennedy, ex ministro della giustizia degli Certo, Stati Uniti, poi ucciso durante una convention del partito, la stessa fine del fratello, ucciso da questo Shiran, da questo killer, insomma, questa è la figlia. e questa è la figlia che abbiamo incontrato e questa è un'altra storia che racconta la nostra settimana ed è un'altra storia di incontri bellissimi perché la cosa positiva, un po' la magia che questa settimana sta costruendo attorno alla nostra comunità è quella dell'incontro a tanti livelli. Carrie Kennedy era a Milano per un convegno per parlare della sua associazione che si occupa proprio di sostenibilità ma anche delle problematicità legate alla donna e alla violenza e ci ha voluto incontrare per portare un suo apporto al tema del buon vivere, a lei molto caro per i motivi che ho introdotto e infatti molto simpaticamente si è messa anche la nostra maglietta e abbiamo fatto un'intervista molto bella, intervista che aprirà un po' la nostra settimana del buon vivere che quest'anno anziché avere un filo rosso che la attraversa ha un filo rosa perché la tematica di genere, la tematica di integrazione sarà molto, molto al centro della nostra Molto bello, attenzione. molto importante. Il già citato Emilio Gelosi mi ha dottorato dicendomi che questa inaugurazione avverrà nel Salone Comunale di Forlì il Esatto, 30 alle 17:30. Vede come sono preparato. preparatissimo, Sì. l'aspettiamo, aspettiamo tutti perché insomma Aspettiamo è tutti, io ci sempre sarò un sicuramente grande momento perché di la vostra festa. iniziativa, lo devo dire, è la cosa più bella che ho visto fare dalla città di Forlì. Grazie mille, Negli questo ultimi anni ci fa molto aggiungo che non piacere. ne ho viste tantissime, però le devo dire che questa è la cosa più bella. Poi Ci fa Misurizza, molto ahimè, piacere. non conta niente, nel Fa senso molto che. piacere, soprattutto farà piacere alle tante persone che ci stanno lavorando, perché poi il merito e il motore di questa settimana Senta, sono che davvero cos'è la loro. settimana del buon vivere? Ce ne spieghi la filosofia? La settimana del buon vivere racchiude un po' tutte le cose che lei ha detto in premessa, in realtà, nel senso che è un contenitore in cui ognuno è libero di esprimere la sua opinione, la sua idea, soprattutto il suo progetto, la sua iniziativa, la sua esperienza rispetto a quelli che noi definiamo i temi del buon vivere, che sono poi i temi che diventano il motore di un nuovo sviluppo, che parte proprio dallo stare insieme. Che è la filosofia principale, no? Lo stare insieme, il fare insieme le cose, il creare una coesione attorno a quali temi? All'economia, ma non all'economia sì come sviluppo, ma un'economia che si sviluppa ed è duratura se ancora una volta i principi dell'etica, della coesione, del senso di noi e non dell'individualismo sfrenato, non della finanza di carta, si portano avanti. Il senso del benessere, ma non in senso edonistico, ma un benessere per far crescere in maniera solidale la nostra comunità. Il senso
senso della salute, salute come motore anche economico, una comunità in salute è una comunità più efficiente, che produce meglio, che crea maggiore felicità e quindi la felicità ancora una volta come motore del benessere. E soprattutto è una settimana che vuole puntare, che punta sull'integrazione tra generi, tra generazioni e tra culture, perché questa è la cosa importante. Non esiste una cultura dei soli giovani, non esiste una cultura dei soli adulti o dei soli anziani, ma esiste una cultura che si integra e nell'esperienza che uno può portare si fa futuro. Infatti noi quest'anno abbiamo, non l'abbiamo portato, ci siamo dimenticati con Emilio, noi quest'anno abbiamo un simbolo di questa settimana che è una scatola che ci portiamo dietro anche dalle edizioni precedenti. Questa scatola racchiude per noi il futuro, è un futuro che nasce ogni giorno. Perfetto, vediamo un'altra foto. Questa è lei. Questo sono quando io, non era ancora direttore. Quando ero giovane, diciamo. Quando ero ancora direttore. Più magra, più giovane. Io avevo meno, come posso dire, avevo più, spesso un po' non mi viene l'espressione, insomma, tutti hanno capito cosa volevo dire. Insomma, mi avvicinavo con maggiore confidenza, lei non era ancora un direttore importante, dove era mai qui? Questa devo dire che è stata una delle esperienze più significative della mia vita e forse quella in assoluto più formativa. Qui ero in Marocco, dove io ho vissuto molti anni della mia vita, subito dopo un periodo comunque lavorativo, ed ero capo progetto a Kouribga, che è un'area situata a 180 km più o meno da Casablanca, ma la particolarità di questa città è che è in quella che si definisce le plateau de phosphate, cioè la piattaforma dei fosfati. È una grande giacimento di fosfati, quindi una grande piana mineraria, una delle poche città non medine ma città industriale, in cui io svolgevo per la Commissione europea un progetto di sostenibilità ambientale. Poi siccome da brava romagnola non sto mai star ferma e quindi poi quando sono stata lì mi sono inventata tante altre cose, ho creato tante altre cose, come per esempio una formazione, e in questi posti quando sono stata insomma non era così semplice e immediato, per le donne. Ma guarda te. Guarda, io onestamente con i computer che abbiamo portato non dall'Italia. Così nel dettaglio, ma conoscevo bene questa sua esperienza, perché la sua biografia è piuttosto nota. Senta un po', ci tornerebbe? Io ci torno costantemente perché no, è un'esperienza che non si è mai chiusa. Le esperienze importanti della vita non si chiudono mai definitivamente, a mio avviso, e quella è una parentesi che io non chiuderò mai, per cui di fatto io continuo a lavorare in Marocco con dei progetti sempre per le donne. Di fatto quando si sta tanti anni là, io ci sono stata quasi 7 anni, di cui 4 anni proprio fissa, non tornando quasi mai in Italia, si creano anche dei rapporti che sono davvero familiari. Poi la cultura marocchina è una cultura molto matriarcale, molto accogliente, dove la famiglia ha un senso importante, quindi io sono stata veramente adottata da tante famiglie, ho tanti affetti, tante persone a cui voglio bene, e un percorso con le donne, con le ragazze che ho conosciuto, che poi si sono fatte a loro volta famiglia, con dei progetti sulla salute che continuo a portare avanti, con delle scuoline nei villaggi, per cui insomma un'esperienza che continua e che mi porta spessissimo a tornare in Marocco. Vediamo un'altra foto per concludere questo. Questo, sempre a proposito di fosfati, questo era il mio mezzo con cui mi... Avevo parcheggiato, però aveva già, parcheggiavo, ci prendeva già avevo appena parcheggiato e fermavo il traffico. Io non ho mai visto un affare così mastodontico. Esatto, erano questi mezzi che sembravano veramente lunari, impressionanti, che appunto trasportavano il minerale ed era impressionante. Infatti io non sono sicuramente molto alta, non sono molto grande, ma insomma la proporzione con la ruota è indicativa. Certo. Pensi che ci sono persone che si guadagnano da vivere spaccandosi la schiena su quei mezzi, e persone come il dottor Gelosi che fanno... lavora tanto, sto scherzando, diciamo, perché... Senta, certo, direttore, certo. Guardi, ti sbiamo un attimo il primo stop, così guadagniamo tempo dopo. Sì. Ci fermiamo 2 minuti, guardiamo insieme gli spot di belle aziende romagnole, poi parliamo anche di Fondazione della Cassa di Risparmio, di Lega Coop Romagna. Con piacere. Parliamo anche del suo futuro in politica. Non c'è futuro in politica. Adesso lo scandaglieremo. State con noi.
grazie di essere con noi, Salotto Blu, e grazie di essere con Monica Fantini, direttore di Lega Coop di Forlì Cesena, vicepresidente della Fondazione della Cassa dei Risparmi. Poi torniamo sulla stima del Buonvino, una cosa di grande interesse. Dottoressa, mi dica. Il Lega Coop, sono notiziato di questo, ha attuato un processo di sintesi tra le varie delegazioni provinciali, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, ed è probabilmente la prima delle grandi associazioni di imprese che si muove in questa direzione. Mi dice per favore perché e quali sono le fasi di questa iniziativa? Beh, questo intanto è un progetto che è nato quasi un anno fa ed è nato grazie alla lungimiranza dei presidenti che presidiano queste tre associazioni che sono, come giustamente lei ha detto, la Lega Coop di Ravenna, Lega Coop Forlì Cesena e Lega Coop Rimini. Il perché è perché crediamo che in un progetto di area vasta, crediamo in una Romagna che per essere più competitiva e più forte deve stare unita e crediamo di potercela fare perché abbiamo imprese in questo molto intelligenti sul percorso da seguire anche come superamento di una crisi che comunque ci ha schiacciato e dalla quale non siamo ancora usciti. Ragionare in ambiti e in confini più ampi, soprattutto quando sono confini che comunque ci accomunano come filosofia, ci accomunano come comunque linee di mercato, diventa molto importante. E infatti la risposta che abbiamo avuto dalle oltre 500 cooperative che insistono sulla Romagna è stato assolutamente positivo, di grande slancio, così come dalle persone che nelle tecnostrutture, quindi nelle strutture lavorano. Quindi un percorso che noi avevamo pensato graduale e che quindi dovesse concludersi col congresso che noi avremo nel 2015, in realtà ha bruciato tutte le tappe ed è stato un percorso molto più semplice di quello che credevamo, molto più immediato, dimostrando in questo caso un grande senso anche di responsabilità di imprese e associazioni. Il piano operativo, cosa cambierà, dottoressa? Beh, cambierà che ci sarà un'unica Lega, che è appunto Lega Coop Romagna, e quindi non ci sarà Lega Coop Forlì, Lega Coop Ravenna, ma un'unica struttura con un unico presidente, con un unico direttore, con una struttura tecnica assolutamente unitaria, compatta, quindi con un presidio che si manterrà e anzi si rafforzerà sui territori, ma con una compagine e con non solo una nomenclatura, ma anche nei fatti un'organizzazione unitaria. Ed effettivamente rispetto a questo, come associazione Lega Coop, siamo quelli che sono arrivati prima rispetto a un processo di riorganizzazione che comunque sia Lega Coop nazionale che Lega Coop regionale sta costruendo in questi anni come una via utile e non solo necessaria, ma anche di cambiamento rispetto al processo che dobbiamo avere. A proposito di sintesi tra organizzazioni imprenditoriale e della cooperazione in particolare, è nell'aria ormai da anni e c'è un riferimento nazionale un possibile accordo tra Lega delle Cooperative, Conf Cooperative e AGC, lo spiego per i bambini, sono i tre grandi filoni culturali e politici che hanno animato la cooperazione nel secolo scorso e che in qualche modo promarono anche in questi ultimi anni. Lei pensa che questo processo possa andare avanti? Io penso che sia necessario che vada avanti, credo che sia sarebbe dannosissimo fermare questo percorso, che è un percorso che tra l'altro si è sostanziato in un'associazione che è l'Associazione delle Cooperative Italiane, per cui il processo è già avviato, ci sono già settori e segmenti che lavorano in maniera unitaria, come per esempio quello dell'agroalimentare. Non è un percorso semplice, non è un percorso facile, questo lo sapevamo anche quando è stato costituito, ma credo che sia la via, nel senso che la cooperazione è cooperazione, la distintività della cooperazione è quella e in questo non ha colore, non ha appartenenze, ognuno fa parte della sua storia, ma di fatto l'obiettivo è un obiettivo comune e che credo che in assoluto vada percorso in questo modo, credo che bisogna veramente riformare anche il modo di essere associazione, bisogna dare dei segnali forti soprattutto alle imprese, questo è sicuramente un segnale forte, per cui
il percorso va avanti, ripeto, con le difficoltà che comunque tutte le realtà, anche aziendali che si uniscono, trovano all'inizio, durante il percorso, per anche, come posso dire, differenze di veduta che credo sia normale siano, ma che pian piano devono diventare, anzi, secondo me, il valore aggiunto che fa crescere. Voglio scorrere qualche altra foto della settimana del buon vivere. Ecco, questa sì, questa qui di anno scorso. Dove siamo, direttore? Beh, e questa è una bella festa che ci ha regalato Serena Dandini. Serena Dandini è diventata un po' la nostra madrina, sì. Oltre che un'amica carissima, che ha fatto partire da Forlì, e devo dire che su questo, in ogni sede poi italiana dove ha presentato il suo Ferite a morte, che è una denuncia molto forte, utilizzando un linguaggio molto immediato che è quello teatrale contro la violenza di genere, è un po' stato lo scambio che ha avuto in questa terra, che ha avuto una settimana del buon vivere di quest'anno, dove è nata un po' l'embrione dell'idea. Mi ricordo una serata, una nottata in cui Serena mi ha mandato tantissimi suoi scritti, brogliacci per confrontarci, ed è stata un'emozione e mi ha trasmesso una grande energia nel voler collaborare ed essere poi promotori sia come Lega Coop che come associazioni pari opportunità di Lega Coop e soprattutto come settimana del buon vivere ad andare avanti. Qui è un incontro con tutti i giovani, quelli che noi, poi una parte perché non c'erano tutti, quelli che noi chiamiamo volontari del buon vivere, che hanno poi costituito un'associazione. Questo è un altro risultato importante di questa settimana: giovani, studenti, giovani lavoratori, anche disoccupati, che hanno trovato un luogo, perché poi i giovani hanno bisogno di un luogo, hanno bisogno di chi li ascolta, hanno bisogno di chi gli dà strumenti e spazi. E questa associazione è un'associazione che mira sui temi del buon vivere a fare e a occuparsi di cittadinanza attiva, e Serena gli dà, è sempre uno sprone importante, perché comunque è con noi, è in mezzo a noi anche nelle cose che non hanno una visibilità, e qui dimostra insomma anche la sua grandezza personale, umana. Direttore, quali saranno, in due battute, gli elementi forti della settimana del buon vivere che stiamo per celebrare invece la prossima settimana? Beh, c'è, come dicevo all'inizio, una sorta di filo rosa che attraversa questa settimana, quest'anno molto scandita nello scambio tra generazioni e generi, quindi con un processo di sensibilizzazione che parte la settimana raccogliendo esperienze che ancora una volta su queste tematiche si stanno sviluppando, dal mondo dell'economia al mondo sociale e solidale, che è quello dell'educazione non sessista, che è quello del lavoro in impresa meritocratico, che è quello di superare stereotipi e generalizzazioni anche nei media, per esempio, che non vanno bene per uno sviluppo di una cultura prima di tutto civile, per un impegno che è di tutti, nel senso che qualsiasi atto di violenza che parte dalle guerre fino a queste cose devono toccare tutti noi, e sono responsabilità di ognuno in qualche modo, dei propri comportamenti, del proprio processo educativo, sia in famiglia che nella scuola che nel lavoro. Per cui la settimana sarà molto scandita da appuntamenti che parlano di questo tema, a partire dall'inaugurazione, un'inaugurazione tutta al femminile, che si parlerà proprio di come educare, di come far crescere il futuro, con Serena Dandini, ma assieme a lei ci sarà Maura Misiti, che è una ricercatrice del CNR, che con lei ha prodotto e sviluppato il progetto Ferite a Morte, Diamante D'Alessio, che è Corriere della Sera, il direttore di Io Donna, una rivista a mio avviso molto intelligente, sì, che tratta sempre questi spaccati, ma anche insomma lanciando messaggi in positivo, perché poi noi vogliamo lanciare messaggi in positivo rispetto a dei percorsi che si possono adottare, e una ospite insomma di tutto riguardo, che è Geppi Cucciari, che è un'attrice, una comica, ma una donna di grande intelligenza, che ha accompagnato anche lei esperienze di sensibilizzazione rispetto a questi temi, e il vicepresidente del Senato Valeria Fedeli. Questo appuntamento è per le 17:30 di lunedì. Di lunedì. Presso il Salone Comunale di Forlì. Esatto, poi siccome questa nostra settimana è una settimana che, come diciamo noi, toglie il trattino Forlì-Cesena, sì, ma parla di Forlì-Cesena come se fossero, sì, l'una l'estensione dell'altra, noi la nostra inaugurazione parte da Forlì ma poi riparte da Cesena, per cui di sera, assieme a Carlo Cracco, ma soprattutto assieme a tutti gli istituti alberghieri di questa nostra terra splendida, soprattutto dal punto di vista culinario, ci sarà una sorta, un misto fra Masterchef,
e comunque una sorta di simpatica gara con i prodotti della nostra Romagna, in cui si sperimenteranno proprio i ragazzi degli istituti alberghieri. Perfetto. Ci fermiamo un paio di minuti, dottoressa, state con noi. Dottoressa, vorrei parlare un attimo con lei della Fondazione, della Cassa dei Risparmi, di cui lei è vicepresidente nella nuova compagine che guida il Consiglio d'amministrazione. Ci sarà una continuità fra l'attività della quasi ventennale presidenza Dolcini e quella che invece fa riferimento al vostro nuovo gruppo di lavoro? Assolutamente sì, io credo che le cose che funzionano bene, che sono andate bene, bisogna farle continuare, bisogna mettere il proprio apporto per farle crescere. I 20 anni con il presidente che ha preceduto Pinza, l'avvocato Dolcini, sono stati 20 anni di grande crescita della fondazione, di grandi esperienze positive, e quindi questa è una delle fondazioni comunque più solide anche nella compagine nazionale, e questo, insomma, in un momento di crisi come l'attuale la dice lunga rispetto a chi ha gestito prima di noi, quindi è un lascito importante quello che è stato dato, e quindi, insomma, un impegno ancora più gravoso nel portarlo avanti rispettando e comunque con, come posso dire, l'efficienza che il vecchio Consiglio ha raggiunto, Consiglio Generale e Consiglio di Amministrazione. Quindi sicuramente una continuità nell'impegno ed ovviamente una discontinuità nel creare, siamo persone comunque diverse che vengono da esperienze diverse, quindi è giusto che ognuno apporti anche, diciamo, un proprio stile, comunque una propria modalità e anche dei contenuti rispetto alla propria esperienza, magari diversi, ma sempre in un'ottica di miglioramento. Vorrei guardare un'altra foto relativa all'iniziativa dell'anno passato. Questa che cos'è? Questa è una foto che mi onora tantissimo e forse è uno dei momenti più belli che questa settimana mi ha regalato anche personalmente e umanamente, ed è l'incontro con il premio Nobel Amartya Sen. È stato un incontro commovente, una persona di uno spessore culturale enorme, premio Nobel nel 2008 dell'economia, che ha portato tutto il tema del rispetto, della libertà e dell'etica come elemento di sviluppo di una civiltà, di una cultura, che però si è presentato con una semplicità, con una disponibilità di cui solo i grandi sono capaci. È un regalo enorme che lui ha fatto alla Settimana del Buon Vivere, quando era qua anche lui per un evento che si teneva nel nord Italia, e ci ha regalato un'intervista molto lunga, che a nostra volta regaleremo, perché è un'intervista dedicata alla nostra comunità, dedicata quindi a Forlì Cesena, e che aprirà la nostra settimana. Le sue parole apriranno le nostre settimane, sono parole di grande speranza, di grande spessore e di grande energia nel volere superare la crisi e nel voler superare un momento che solo insieme si può superare. Senta, dottoressa, mi faccia sconfinare un po' nella politica. Perché io, come molti, leggo i giornali. Allora, quando si doveva trovare un nuovo parlamentare in Romagna dell'area pre-democratico, ho letto 100 volte il suo nome. Adesso che nella primavera prossima, forse maggio, forse giugno, ci saranno le elezioni per il nuovo sindaco di Forlì, i giornali scrivono che un candidato molto accreditato per fare il sindaco di Forlì è lei. Dunque, io credo che sul concetto di politica ognuno deve fare bene il mestiere che sa fare. Ognuno deve fare bene le cose su cui si impegna, e comunque quando si fanno bene le cose su cui si ha una competenza, su cui si ha un percorso, su cui si ha un'esperienza, è comunque un modo di fare politica, è comunque un modo di dare un contributo. La politica deve essere un indirizzo rispetto al quale ognuno per il suo ruolo deve fare un gioco di squadra. Io mi sento nel gioco di squadra quando c'è una politica di indirizzo forte, e credo che il mio ruolo all'interno della cooperazione sia un ruolo comunque importante, comunque un ruolo, come posso dire, di grande collaborazione e di grande, se si vuole, dialogo sull'economia. Mi mette in difficoltà, perché siccome non è... Ma lei farà il sindaco di Forlì? No.
Ciao. rassicuro. No, no, non è tra le Allora, esperienze. guardi, adesso non le parlo di politica, le parlo però di ruolo delle pubbliche amministrazioni. Ieri era con noi Massimo Bulbi, il presidente della provincia, il quale ha detto tra le altre cose, cioè, la mia amarezza è che in questa legislatura non ho visto marciare Cesena e Forlì con lo stesso passo. Sostanzialmente ho visto una Forlì un po' più chiusa, insomma. Lei è d'accordo con quello che dice il presidente della provincia? Io credo che si debba assolutamente lavorare per marciare più insieme. Sono d'accordo che bisogna assolutamente lavorare per marciare più insieme, perché questa è un'esigenza che diventa un'esigenza anche di maggiore spinta allo sviluppo, per esempio, dell'economia, in questo caso che io rappresento. Credo che in questo momento non fare dei ragionamenti complessivi. Io poi, tra l'altro, vengo da un'esperienza in cui parlo di Romagna, quindi ancora più Quello vasto, che nel dicevamo senso, prima. no, quello che dicevo prima, quindi non posso pensare che si possa ancora fare dei ragionamenti di piccole torri o di piccole aree. Credo che su questo ci sia molto da fare, ci sia da essere sicuramente più insieme nelle politiche che si affrontano, perché questo ci creerebbe anche una forza competitiva rispetto a tante cose, rispetto a tante eccellenze che abbiamo, più importante, e questo forse in questo momento è un Senza limite. dare un giudizio sulla pubblica amministrazione o sulla sindacatura di Forlì, la domanda è questa: Forlì è una città viva secondo lei in questo momento? Secondo me Forlì è una città con grande potenzialità e con una grande vivacità culturale. È una città che è diventata e che si è trasformata città della cultura, quando di fatto non erano, c'era Ravenna, non erano queste le caratteristiche, che in questi anni ha maturato esperienze con una partecipazione e devo dire anche non solo una capacità, ma una preparazione dei cittadini di questa città a partecipare attivamente e ad essere anche protagonisti rispetto ad iniziative culturali che ci hanno elevato a, come posso dire, un palcoscenico che è assolutamente nazionale. A Forlì tantissime iniziative che vengono svolte, la settimana del Buon Vivere è un esempio, sono affollatissime di persone assetate di conoscere, di sapere, di confrontarsi, c'è un'università vera e c'è bisogno in questo di coesione, perché se una settimana come questa è stata capace di mettere insieme 140 protagonisti, 140 realtà che tutti gli anni sono ricchi di esperienze, sono ricchi di cose da raccontare e vogliono lavorare insieme, significa che c'è questa voglia di coesione e quindi bisogna tornare a ricrearla com'era. Si è assopito questo, si è assopito, come posso dire, forse anche la fiducia gli uni contro gli altri. Questo è sbagliato perché comunque l'indirizzo deve essere comune, cioè non bisogna alzare gli steccati, non bisogna alzare le barricate perché questo non è né lungimirante, non ci porta da nessuna parte, non è neanche moderno, non è neanche innovativo e non serve perché non c'è bisogno, perché di fatto, secondo me, la spinta di cui tutti abbiamo bisogno è un'altra. Abbiamo tempo per un'ultima foto. Dottoressa, oh, Monio Vadia. questo è Mono Evadi, è lei con Mono Sì, Evadi. questa è stata l'iniziativa a proposito di integrazione che abbiamo fatto nella giornata conclusiva della settimana del Buon Vivere e che quest'anno in qualche modo ripetiamo. L'anno scorso abbiamo avuto, e si vede nella foto in primo piano sulla destra, abbiamo avuto il capo Mourid dei senegalesi ed è stata una platea ricca di persone da tutte le parti italiane, ma da rappresentanti di tutte le parti del mondo. Un bello scambio interculturale e anche in propensione a un messaggio di pace che si voleva lanciare. Quest'anno ci concentreremo di più sulle tematiche della donna, ancora una volta, quindi religioni, donne, sviluppo e pace. E ci sarà con noi il capo spirituale dei Sikh, un'altra comunità molto presente sui nostri territori, così come ci sarà ancora presente Teodoro Mascarenhas, che è del Consiglio Pontificio, così come ci sarà ancora Yahya Pallavicina del vicepresidente della Coreis, così come ci sarà il capo rabbino di Ferrara. Insomma, anche qui una rappresentazione, un induista, una capo spirituale induista, quindi veramente un bel momento di scambio interculturale per lanciare un messaggio forte, che è un messaggio anche di pace, se vogliamo, dalla nostra città. Lo faremo a Cesena Sarà quest'anno. senz'altro una bella cosa e invitiamo tutti a partecipare sia alle iniziative fuorivesi che a quelle cesenate perché è veramente
una cosa singolare che merita l'attenzione di tutti noi. Tutte le informazioni sono sul nostro sito, che è www.settimanadelbuonvivere.it, dove c'è il programma completo. C'è anche un rimando ai social network, da Facebook e tanti altri, su cui tutti i ragazzi, oltre 200 volontari, stanno lavorando, costantemente mettono informazioni, curiosità, puntualizzazioni, perché poi ci saranno momenti anche legati all'impresa con uno start-up, quindi anche qui un modello di creazione nuovo per le imprese e per i giovani, quindi tanti tanti appuntamenti. Complimenti e in bocca al lupo. Dottoressa, grazie. La aspettiamo in questo studio magari un po' più avanti per parlare anche di tante altre cose. Volentieri. Torna a trovarci. Molto volentieri, con sempre un grande piacere venire qui. Grazie. È un privilegio per noi. Arrivederci. Alla prossima. Alla prossima. Qui vedete che c'è un indirizzo di posta elettronica, russomanomare54@gmail.com. Voi lo frequentate attivamente, ma vi garantisco che sono io a rispondervi di persona per suggerimenti e critiche. Andiamo in onda tutte le sere alle 23, in replica il giorno successivo alle 7.30 alle 14. Più state con noi, più ci aiutate a raccontare l'intelligenza e le passioni che albergano la nostra bella terra. Grazie.